Ciao ragazzi, oggi con questo video inauguriamo una nuova serie di video che è la recensione di libri. Esatto, faremo dei video in cui recensiremo vari libri. Parto io con un libro che mi piace molto ed è Giorni Neri di Arturo Jaskanio. Innanzitutto, questo libro è stato tradotto in italiano e pubblicato dalla Florence Art Edizioni. Sicuramente la conoscerete perché pubblica e tradotto in italiano tantissimi testi di magia. E anzi, vi lasciamo il link della Florence Art in descrizione. Questo libro in particolare, che ho deciso di recensire, che ho letto e apprezzato molto, è Giorni Neri, anzi Giorni Neri, una grande lezione di magia di Arturo Jaskanio. Innanzitutto, Arturo Jaskanio nasce nel 1929 a Las Palmas, a Mallorca, e diciamo che è considerato un po' il padre della magia, della cartomagia spagnola. Infatti è stato diciamo, considerato un maestro di tantissimi artisti spagnoli, tra cui ad esempio Tamariz, che appunto lo chiama maestro, anche se Ascanio invece ha detto che Tamariz lo chiamava maestro, ma lui l'ha sempre chiamato fratello. Si deve a lui ottime routine, ottimi effetti, ma soprattutto grazie all'elaborazione dei punti teorici che ha fatto, come ad esempio le azioni in transito, la naturalezza condizionata e molti altri, che diciamo li ha elaborati ed è riuscito a estrapolarli nel contesto appunto delle performance magiche. Ma passiamo al libro. Il libro è ovviamente stato scritto da Arturo Jaskanio e troviamo la prefazione di Francesco Di Luciano e la traduzione, mentre invece i disegni di Gustavo Tero. Dopodiché ci sono anche delle bellissime foto, ve le faccio subito vedere alcune perché meritano. Ecco qua, guardate che belle foto, faccio vedere da vicino. Qua adesso, se lo comprerete, potrete vederle. Comunque c'è Ascanio con Hensley, Jobby, il nostro Paviato e Carlos Baquera. E comunque diciamo che è suddiviso e strutturato a formare tre grandi sezioni. La prima sezione parla innanzitutto, vabbè, la prefazione che è di Francesco Di Luciano, appunto. E parla un po' di Arturo Jaskanio, di chi era, di cosa faceva, e aneddoti storici riguardanti lui. E soprattutto descrive, anche se molto brevemente, i suoi, appunto, le sue regole, chiamiamole teoriche, della magia. E purtroppo non sono descritte molto esaustivamente. Infatti, per ogni regola teorica viene descritta al massimo in una pagina, in mezza pagina, una pagina. Però è comunque molto utile per avere un po' il senso di quello che sono questi punti teorici, cosa riguardano. Ovviamente ci sono tutti, c'è la naturalezza condizionata, la parentesi dell'oblio, la parentesi anticontrasto, eccetera, eccetera, le famose azioni in transito. E dopodiché si parte con la routine, infatti tutta la prima sezione è dedicata proprio a Giorni Neri, che è il titolo del libro, che è il titolo della routine spiegata nel libro. Innanzitutto questa routine è stata inventata, diciamo, creata da Juan Tamariz, è presente ad esempio anche nel suo libro Sonata, però questa è la versione di Ascanio, con anni di riadattamenti, rielaborazioni, aggiunte sue, sia teoriche che pratiche, eccetera, riguardo questo effetto, Giorni Neri. Infatti non ha lavorato ovviamente da solo, qua ringrazia molti amici, ringrazia anche Tamariz, che hanno aiutato appunto a preparare e a formare l'effetto così com'è descritto nel libro. Infatti poi abbiamo tutta la preparazione, ovviamente, il modus operandi, come si fa l'effetto, eccetera. L'effetto, non so se lo conoscete, ma è molto poetico, molto in stile Ascanio, ovviamente. Molto forte e anche non semplice, diciamo, da performare, nel senso che bisogna stare attenti a molte cose durante la routine. Nella descrizione dell'effetto, ovviamente, parla sia delle cose della meccanica dell'effetto,
ma anche dei punti teorici, ma soprattutto la presentazione. Infatti descrive per filo e per segno la sua presentazione, infatti ad esempio lui usa anche delle poesie, è tutto scritto ed è davvero interessantissimo leggerlo. Sia che poi si decida di studiarlo oppure no, proprio a livello pratico. Dopodiché abbiamo una seconda sezione, e la seconda sezione riguarda delle tecniche, ovvero delle tecniche che possono essere farsi miscugli, color change o tecniche di lapping, che qua chiama, vediamo un attimo. Lo scarico in grembo di caps e anzi voglio subito far vedere ad esempio il miscuglio Arnaldo, è scritto chiamato così appunto perché l'ha inventato Arnaldo ed è un falso miscuglio nel cavo della mano e è praticamente questo. Questo modo relativamente semplice da imparare, da allenare, però secondo me è molto inclusivo. Dopodiché ci sono appunto spiegati alcuni change come il potere. Dopodiché, nella terza sezione, invece, abbiamo la psicologia. Oh, anche questa è una sezione davvero interessantissima e soprattutto utile a chiunque decida, insomma, di seguire un certo percorso magico. Infatti parla della psicologia, della costruzione di un effetto, le fasi di un effetto, le fasi di una routine, come inserire in una routine i suoi alcuni aspetti teorici, come le azioni di continuità apparente, eccetera. E se non sapete cos'è, potete leggerla appunto su questo libro. E anche parla anche della presentazione e infine della copertura, del convincimento e tanti altri aspetti psicologici che potete trovare appunto su questo bellissimo libro, Giorni Neri, Arturo da Scanio. Quindi questa era una breve recensione di quello che è questo libro e posso dirvi appunto che io l'ho letto, ho potuto apprezzarlo veramente molto, mi ha aiutato anche nel mio percorso magico. Quindi sono sicuro che se decidiate di acquistarlo non potrà solo che giovare anche al vostro di percorso. Questa era la recensione, spero che vi sia servita, che sia stata interessante e fateci sapere se appunto siete desiderosi di avere altre recensioni, che sia io che gli altri ragazzi del K-Team abbiamo intenzione comunque di portarvi, sperando che sia cosa gradita, ovviamente. Quindi se è così lasciate un mi piace o un commento e ci vediamo al prossimo video.